La Regione Abruzzo fa partire una nota indirizzata al sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi, di recente nominato dal governo, per invitarlo al prossimo tavolo istituzionale di partenariato o, in alternativa, il tavolo sarà a disposizione per un'altra data da Crimi decisa, ma a stretto giro, e se le risposte non arriveranno sarà mobilitazione a Roma prima di Natale. I sindaci del cratere intanto convocheranno i cittadini in un giorno uguale per tutti, o sotto forma di assemblee o come consiglio comunale, per informarli sulla grave situazione che riguarda la ricostruzione aquilana. È quanto emerge dalla riunione a Palazzo Silone. Dei parlamentari erano presenti Pezzopane, Marsilio e Quagliarello. Assente il sindaco Biondi, che è a Bruxelles. Al suo posto c'era Daniele Placidi del suo gabinetto. Da mesi attendiamo provvedimenti che non arrivano. Il sottosegretario è stato nominato con 6 mesi di ritardo. Abbiamo le scoperture delle direzioni degli uffici speciali e abbiamo appese delle questioni normative che nella legge di bilancio, purtroppo nel testo del governo, non sono state affrontate e risolte. Attualmente siamo ancora con la proroga dei 300 giorni, quindi per il mese di gennaio si dovranno dare le risposte al commissario. L'invito che io ho già fatto in altri luoghi e quello comunque sia delle aziende di prepararsi a dare risposta in assenza di un'ulteriore proroga. Ovviamente qui andiamo avanti di proroghe, da 30 giorni siamo passati a 60, a 120, poi a 180, a 300 giorni. Risposte non ne abbiamo, il dibattito all'Europa che deve essere aperto ancora non è stato fatto per gli ovvi motivi, ci sono problemi nazionali più grandi con l'Europa. Ormai il ritardo è troppo serio, bisogna intervenire. Ci sono diverse questioni aperte all'orizzonte, tra tutte sicuramente quella delle tasse, che riguarda circa 300 imprese e oltre 100 milioni di euro da restituire. Le vicende purtroppo si sono accumulate, sono tante, e sono tutte figlie però di una considerazione, e cioè che il sisma dell'Aquila è uscito dal radar. Questa è la verità, è inutile negarla. E si dà un po' quasi come un problema risolto, invece, come è noto, non è risolto neanche per niente.